Eccoci insieme con Italo 5 Palmi del quotidiano italiano 0850199998, il numero per intervenire in diretta. Allora, proiettiamoci verso la sfida di sabato pomeriggio, perché è una sfida delicata. Il Bari deve assolutamente centrare la vittoria per cercare comunque di risollevarsi dai bassi fondi della classifica. Arriva una squadra comunque scorbutica, perché Lanciano 37 punti, una squadra soprattutto temibile sul calcio piazzato. C'è Mammarella che li calcia davvero alla grande, poi ci sono Thiam, Monachello in attacco, che stanno anche trovando il gol con una certa regolarità. È un giocatore di un livello più alto, Mammarella, assolutamente. Non ci sono alternative di risultato se non quello della vittoria, ecco, anche perché penso che con tantissima gente allo stadio, insomma, perdere sarebbe veramente complicato anche per i giocatori stessi. Io credo che daranno comunque questa volta veramente il massimo per vincere e mi auguro ovviamente che non venga ripetuta la prestazione della Sì, al di là scorsa del gioco settimana. serve una risposta importante anche sul piano proprio nervoso, sul Sì, piano della voglia, della grinta, della determinazione. Anche questa esatto. io l'ho vista Farebbe un po' arrabbiare anche un meno pareggio, contro. secondo me, ho questa impressione. Una telefonata, pronto? Allora, pronto, buongiorno, buon pomeriggio. Cristian Siciliani, il grande Italo. Giuliano Ciao. Giuliani da Bari, da Pane Pomodoro Madonnella. Non lo so, chi Chi? sei? Giuliano Giuliani da Ah, il nostro ah, Giuliano Giuliani, Giuliano Giuliani. uno dei volti di 91esimo minuto, dunque, che Ma no, ritroveremo sì, alla l'ho visto Rinaldo ultimamente Tumorini, sul red almeno di carpet insieme a calcio, Barbara dai. Cirillo, sì, infatti. Tra l'altro volevo ricordare, insomma, che un po' di cose un po' particolari, tipo anche lo stato del terreno del San Nicola, eh. C'è una scritta FC Bari 1908 che neanche a Chernobyl hanno lasciato quello stato sul terreno, è Si una vede cosa ancora, è scandalosa. vero, è vero. No, a parte questo, ragazzi, io sono con voi, credo nella verità del tifoso del Bari più che altro, credo nella passione. Sai, ieri sono andato a vedere anche la proiezione di questa meravigliosa stagione fallimentare, Sì. no? E un po' bisogna ricordare quanto il Barese sia legato alla maglia. Quindi probabilmente anche quello che diceva Italo e che dicevi tu sul rispetto per l'abbonato di Tribuna Est o il rispetto per chi comunque ha pagato fior fior di quattrini a fronte dell'abbonamento. Io credo che il Barese non sia mai contento. Però volevo chiedervi, ma secondo voi adesso che è ritornato Guarna, Donnarumma, che fine fa? Farà panchina. Comunque, grazie a Giuliano Giuliani, mi dà anche l'opportunità ovviamente di ricordare l'appuntamento di sabato subito dopo la partita Assolutamente. contro il Lanciano. Ovviamente in studio ci sarà Barbara Cirillo con il nostro Salvatore Guastella e poi dallo Stadio San Nicola i vari contributi e Giuliano Giuliani anche tra i tifosi, Ovviamente. vuoi prenderli a caldo. Beh, ti ha sorpreso un po' la scelta di rivedere Guarna tra i pali? In questo momento io credo che ci sia stato il sorpasso Sì. forse definitivo e Sì. ora toccherà a Donnarumma fare un Secondo po' di me panchina. con diciamo, quelli che sono stati gli errori nelle ultime partite, nelle ultime due partite che ha disputato Donnarumma, penso che ci sia stata una decisione presa da Nicola proprio per dare anche una motivazione in più a Guarna, nel senso ora è il tuo momento, torna a essere il portiere del Sì, Bari. Ho paura anche che Donnarumma possa non trovare più tutto quello spazio che ha avuto fino perché adesso. ora non gioverebbe a nessuno anche un dualismo tra gli stessi portieri, dunque io credo che ora Nicola voglia proseguire con la scelta comunque di Sì. Guarna, tra l'altro richiesta più riprese anche dagli stessi tifosi, no? Che hanno beccato spesso Donnarumma. Io francamente sì, io non ho gradito magari la gestione Neanche io. per quanto riguarda Guarna, però come livello li ritengo comunque due portieri assolutamente di livello praticamente simile. Sono d'accordissimo con te, e soprattutto a livello personale, sempre, a me non è piaciuto come è stato trattato Guarna dopo l'anno scorso, capito? Cioè, messo fuori sin dagli inizi del campionato, così, d'amblè, no? È brutto anche per un professionista, insomma, sentirsi messo da parte senza una reale motivazione, Spero ecco. che poi non abbia pagato quei due erroracci contro la Lazio di piede. Voi c'eravate anche lì, Sì. non, durante il ritiro, due errori abbastanza clamorosi, però dai, si trattava comunque di un'amichevole estiva. Esatto, cioè Quindi è un'amichevole, va bene, sì, mi ricordo contro la Lazio proprio, sì, sì, contro la a Lazio, Calalzo di sì. Cadore, sì, mi ricordo. E vabbè, sono cose che capitano, poi magari sono capitate due contemporaneamente, però non penso che proprio quell'amichevole sia stata, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, anche perché Mangia stesso era appena arrivato, cioè li stava appena Sì, comunque, conoscendo, guarda, no? poi non è stata concessa comunque Certo. neppure una possibilità. Un'altra telefonata, pronto? Ciao Cristian, saluto l'ospite. Ciao.
Ciao. Sono Gennaro Ciao, Baffoni, Gennaro. volevo commentare con Giuliano Giuliani. Beh, Cristian, questo fatto di un euro ha dispiaciuto molto gli abbonati qui a Bari. Beh, in questo momento, Gennaro, bisogna Purtroppo. dire che è importante comunque in ogni caso anche restare compatti, perché c'è una categoria comunque Certo. da salvare. Ora Questo. bisogna assolutamente pensare a salvare comunque la categoria. Io Dunque. me ne ho perché siamo compatti. Purtroppo chi sta ancora pagando la rata dell'abbonamento è rimasto un poco deluso. Questa è una cosa che veramente uno quando vuole fare non capisce che dall'altra parte c'è la tifoseria che è dannata per farsi un abbonamento che dopo ha fatto almeno anche di andare in ferie. È un peccato, però purtroppo a Bari si fa questo ed altro. Speriamo che si vinca e dopo tutto si sta tutti uniti, forza Bari. Eh sì, grazie comunque, perché ora sto leggendo anche sui vari social a un euro, torna il tifoso occasionale, Allora, tutte queste stavo introducendo cose, proprio così, l'argomento, sì, quello del queste cose tifoso qua. occasionale ormai ha fatto storia, no? Niente, a me dispiace, io ho precisato prima, mi metto anche dalla parte di chi, magari come ha precisato Gennaro, sta ancora pagando un abbonamento. Però se il tifoso occasionale, se così vogliamo dire, quello che magari non ha soldi o non ha voglia di spendere 15 euro per andare allo stadio, se può servire però in questo momento alla causa del Bari, io dico perché no? Semplicemente questo. Ovviamente fermo restando che qualora avessi fatto io un abbonamento, non so, forse anche io avrei detto, ma però sto Nonostante i due biglietti magari da pagando, poter sì, beh, regalare porto la mia a due amici. fidanzata, un amico e vabbè, amen. Però resta il fatto che io sì, mi diverto con loro, però mi guardo intorno e dico sì, ma guarda questi, non hanno pagato come ho pagato io. Però mi rendo anche conto che in questo momento c'è bisogno che insomma, i tifosi siano vicini alla squadra, anche quelli occasionali. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao Cristian, un saluto all'ospite. Ciao, ciao. Cristian, da noi si dice come la fascia la Se è fascia. così, Cioè, ragazzi, è vero, però è qua, verissimo. allora, qua facciamo la gara a chi è più tifoso, la gara a chi viene da più tempo, la gara a chi ha criticato prima Caputo, la gara adesso su Guarna. Ragazzi, facciamo la gara a fare i tifosi del Bari se veramente amiamo questa squadra. Il biglietto a 1 euro. Non è che il biglietto a 1 euro, Gennaro Baffone, lo danno ogni partita. Quanti biglietti abbiamo avuto gratis se non abbiamo detto niente? Ragazzi, facciamo i tifosi del Bari, speriamo che questa squadra si riprenda, perché questi sono bloccati proprio a livello mentale, cioè a prescindere da come gioca. Secondo me qua è proprio un problema mentale di questa squadra. Quindi noi, ok, pure io sabato, cioè non ce l'ho fatta più e anch'io ho svoltato perché è un'indecenza Beh vedere sì, quello poi che è farlo a successo fine sabato. partita ci sta Però soprattutto per dico, collocare il biglietto. lo facciamo alla fine. E basta, cioè, sabato ci saranno gli Juventini, Milani, ci ce ne frega. Tanto noi, ripeto, qua a Bari viviamo con la doppia fede, non ci facciamo tutti. Sono rari i casi, non per vantarmi, ma noi è di famiglia che siamo baresi e basta, punto e basta. Però purtroppo a Bari, se non abbiamo una grande squadra, c'è gente che va a tifare. E che dobbiamo fare? Lo fanno in tutte le città d'Italia, anche a Milano tifano Juventus, a Milano. Eh sì, Tifano Juventus, cioè, questo. ragazzi, facciamo i tifosi. Ciao a tutti. Grazie, beh, comunque un Sono messaggio positivo. In d'accordissimo. ogni caso, dico, è stata anche l'occasionalità poi di questa partita, comunque molto.